Ottobre denso di appuntamenti per quanto riguarda il processo sulla tragedia di Rigopiano. Questa mattina, presso l'aula numero 8 del Tribunale di Pescara, è stata la volta dei vertici della prefettura, sette in tutto, tra cui l'ex prefetto Francesco Provolo, assistito dall'avvocato Gian Domenico Cajazza, insieme a Sergio Della Rocca. Nessuno, però, dei sette oggi era presente in aula. Si è trattato della prima udienza di fronte al giudice Antonella Di Carlo, che ha rimesso al presidente del Tribunale Angelo Bozza l'opportunità di riunione del processo per depistaggio all'interno del filone principale. La decisione ha visto un po' perplessi alcuni componenti del comitato vittime di Rigopiano, che attraverso l'avvocato Niccolò Baldassarre valuteranno tutte le decisioni da prendere. Beh, era prevedibile da un certo punto di vista la riunione, però come comitato ci riserviamo di valutare se questa eventuale riunione possa portare giovamento alla ricerca della verità, della giustizia e alla celerità del procedimento, perché di certo un'eventuale riunione andrebbe ad allungare i tempi. Per quanto riguarda la dottoressa Pontrandolfo, che nulla sa del processo penale di Rigopiano relativo al disastro, andare a stare in quel processo per omicidio colposo, io sinceramente non ne vedo il motivo, la ragione, non siamo neanche in grado di difenderci ad oggi, ovviamente, non conosciamo le carte, non abbiamo avuto la discovery. Non ci spettava avere la discovery di quel processo, quindi non ne sappiamo nulla se non quello che si sa dai mezzi di informazione. Durante la mattinata, l'avvocato Romolo Rebua, difensore di quattro famiglie, ha tirato fuori un documento datato 29 settembre, nel quale, secondo lui, lo Stato ha lasciato tutti soli, senza soldi e non costituendosi quantomeno parte civile. Io credo che rispetto alle valutazioni del processo Rigopiano, oggi abbiamo visto qualcosa di estremamente brutto in danno dei cittadini. Se volete ve lo spiegherò perché, però mi dovete un secondo togliere la telecamera perché devo tirarvi fuori un documento che è nuovo, che nessuno conosce ancora. Con riferimento all'evento Rigopiano, tutto ciò che non ha funzionato, indipendentemente dalle singole responsabilità, si ritiene utile significare che la stessa sia palesa, totalmente destituita di ogni fondamento in punto di fatto e di diritto. Pertanto a questa amministrazione non può essere imputato alcunché e nulla quindi risulta dalla stessa dovuta relativamente alla vicenda in parola. Il capo del Dipartimento, Angelo Borrelli. Oggi noi abbiamo assistito e abbiamo avuto la controprova che lo Stato vuole chiamarsi fuori dal risarcimento nei confronti della vittima di Rigopiano. Questa è la notizia giornalistica, questo è il fatto vero, il resto, ciò che dicerà il giudice su delle costituzioni di parte civile, speriamo che vengano ammesse perché siamo da soli. I nostri assistiti e quelli che hanno avuto il coraggio di spendere e di affrontare la marca da bollo da 27 euro sono soli, soli, soli. Lo Stato li ha lasciati soli. Si tornerà in aula il 25 ottobre, molto probabilmente con un nuovo rinvio, dettato questa volta dallo sciopero degli avvocati.